Mentre il VEC perde un pezzo importante, le LMP1 di SMP Racing non disputeranno la stagione 2019-2020, gli appassionati di Endurance vivono di ricordi. La Porsche 917 è stata una delle icone del motorsport, una vettura entrata prepotentemente nel mito per le sue forme, ma soprattutto per le sue vittorie. Presentata al pubblico nel 1969, compie mezzo secolo di vita e la casa tedesca ha voluto celebrare questa icona sportiva con una mostra al Museo Porsche di Zuffenhausen. L'evento espositivo, inaugurato il 14 maggio, durerà fino al 15 settembre con ben 10 esemplari del prototipo Porsche, tra cui il modello con telaio 001, appena restaurato, il primo della serie ad essere stato prodotto degli iniziali 25 esemplari. Una vettura capace di rompere qualsiasi record dell'epoca, di regalare la prima vittoria a Le Mans alla casa di Stoccarda e in sostanza di cambiare la storia del motorsport. Esattamente agli antipodi del mondo del motorsport rispetto alla più bella sport car della storia, il campionato europeo track. Giganteschi bisonti lanciati a velocità decisamente non consone alla mole, contatti decisamente poco delicati e tantissimi cavalli. Dopo il primo round stagionale di Misano e la gara in Ungheria, terzo appuntamento sullo Slovakian Ring. Beh, non ci addentreremo nella cronaca dell'evento, ci basta godere dello spettacolo. Tornando alle cose importanti, mancano solo poche settimane al GP di Monza. L'autodromo ha pubblicato un nuovo spot. È il momento di comprare i biglietti.